Juve-Roma, primo tempo. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Juventus 1, Roma 0. Allora, grande Juve. Mi sta piacendo molto la partita. Una Juve veramente che meritava anche di stare sopra, anche sul 2-0. E la sblocca Dusan Vlahovic con una perla da fuori, grande punizione, traversa e gol dopo un fallo. Dopo subito 2 minuti, diciamo che la Juve è molto aggressiva, pressing alto, palla in continuo, anche tiri Eriksen fuori, De Sciglio fuori, ma Cuadrado fuori, occasione anche di Cuadrado parata dallo stesso Di Patrizio, Roma che non fa praticamente niente, giusto qualche palla in avanti, ma nessun tiro praticamente per la Roma che merita di essere sconfitta. Raga, non voglio parlare di arbitri, però voglio dire una piccola parentesi. Gol all'1 di Locatelli, cosa è vero? Dando gran lo gol di Locatelli, quadra la palla a Locatelli, la mette sotto il 7 di prima. Insomma, era un po' discutibile. Cioè, lo posso dire, era un po' discutibile, nel senso che il tocco in mano c'era, inevitabilmente, ma raga, tipo, era molto attaccata al corpo. Cioè, non molto, ma a me sembrava che tipo gli è rimbalzato addosso, anche perché c'era una cristante lì. Cioè, onestamente, un po' discutibile. Non sono nessuno per dire come sono gli arbitri, però, insomma, non è scandaloso, ci mancherebbe, però. Secondo me è un po' discutibile sto gol annullato. Poi fatemi sapere la vostra opinione, magari ne sapete di più. Del resto, la Juve che è propositiva, e questo è ciò che mi piace, perché raga, vogliamo parlare di Miretti? Cioè, non ho veramente parole. Bene i quattro lì a centrocampo. Ma adesso vi dirò che mi sta piacendo molto. Probabilmente mi aspetto qualcosa in più da. Se proprio devo fare un nome, mi aspetto qualcosa in più da Cuadrado. Nel senso che si è visto molto. Però più che altro mi aspetto che magari faccia un bel gol, non lo so. Mi aspetto una partita un po' di migliore di Cuadrado, ma adesso una Juve che ce ne va in 4-3-3. Szczęsny, De Sciglio, Bremer, Danilo, Alexandro, Locatelli, Miretti, Rabiot. Grande partita di Miretti, Rabiot pure. Kostic, Cuadrado e Vlahovic il tridente. In palchi abbiamo Rugani, Zaccaria, McKennie, Moise, Rovella, Pizzo, Sulè, Gatti, Pelin e Milik. La Roma scende in campo invece con un 3-4-2-1 con Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Mancini in difensiva. A centrocampo con Richarlison, Cristante, Matic, Spinazzola, Dybala, Pellegrini sotto punta di Tammy Abraham. Diciamo che in un certo senso la Juve ha veramente giocato una bella partita. Secondo me ha fatto anche di più rispetto a quella con Sassuolo in primo tempo. Nonostante l'avanzo 2-0, ma con Sassuolo l'abbiamo sbloccata con un di magia. Qui l'abbiamo sbloccata giocando di squadra, perché la Juve meritava anche il 2-0, secondo me. Cioè, giusto, guardate i tiri, 10 tiri a 3, 3 tiri in porta a 1. Ok, che tiri veri in porta la Juve non ne ha fatti, però anche il possesso siamo lì, però. Cioè, la Juve, secondo me, merita ampiamente di vincere questa partita, perché l'ha veramente preparata bene. Arbitro, ultima parentesi, non voglio parlare, lo so vedere che non mi è piaciuto per nulla. A parte il gol, ma lì ci può anche stare. I falli, cioè, una marea di falli fischiati. Ma era veramente, non mi è piaciuto sia dal lato Juventus che dal lato Roma. Ha dato cartellini, secondo me, fuori dall'esistenza, veramente. Però a parte questo, ragazzi, speriamo bene, ragazzi. Diciamo anche 1-0 è importante, ma vinciamo, vi prego. È importantissimo vincere, andremo a 7 punti. Forza Juve, ci vediamo col secondo tempo. Che giramento di palle, cioè. Non meritavamo manco una sconfitta, secondo me. Cioè, il pareggio. Scusate, non che mezzo. Non so cosa mi sia bevuto. Vabbè. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Like, iscrizione, campanella. Riga, su, riga. Cioè, una volta che giocavamo bene, perché nel secondo tempo effettivamente non è che abbiamo fatto tutta questa gran partita, però riga, su. La Juve meritava la vittoria oggi. È un pareggio che non mi soddisfa, perché. Però dobbiamo anche cercare il bicchiere mezzo pieno. E l'unica cosa che questo pareggio mi soddisfa è che fermare una squadra contro come la Roma è importante. Però cavolo, cioè, raga,
Non ci prendiamo in giro, io oggi merito, vai vinci, ho pure giocato bene. Cambi un po' così, nel senso, giusto mettere Zaccaria, giusto Milik, anche McKennie si poteva provare, però mettere Rovella e Ken non sono per niente. Non perché Rovella. Però onestamente ripeto, secondo me la vittoria l'ha meritata anche perché intanto la Juve è vero che si è abbassata tanto, è stato un po' un errore e non abbiamo creato tantissimo, però anche la Roma lì non ha fatto niente. L'unico tiro in porta l'ha fatto il gol di Tammy Abraham, attaccando veramente fenomenale. Però c'è forse qualche azione lì, qualche contropiede, ma raga, cioè, meritavamo su me 3 punti, a parte questo, appunto i cambi un po' così, raga, onestamente, bene Miretti, bene Vlaovic, Cuadrado è calato, così come Kostic, anche Locatelli e Rabiot sono calati, però hanno fatto meglio del solito. De Sciglio calato per lui, è un po' calato solo nel secondo tempo, però ti abbiamo giocato decisamente meglio stavolta rispetto all'andata. Però c'è anche da dire una cosa, ovvero abbiamo vinto contro la Roma in quelle maniere lì le ultime volte, c'è anche da dire che ci hanno pure meritato di non farci vincere, però stavolta io meritavamo secondo me la vittoria. Quindi cioè, onestamente un po' mi girano i manoni perché, ripeto, abbiamo fatto una bella partita. La Roma che comunque, grande assist di Dybala, mezza rovesciata, una rovesciata. Gol di Abraham, Pellegrini un po' spento, Spinazzola un po' spento. Mi sono piaciuti Karsdorp, Matic, Smalling. I Bagnets probabilmente, Juve che subisce il primo gol in 3 partite, stessa cosa per la Roma. Più che altro adesso di classifica poco importa, però siamo precisamente al sesto posto perché il Toro ha vinto, diciamo che i punti è che non è che cambiano così tanto, siamo solo alla terza giornata, però ovviamente i punti cioè, un po' servivano, ecco. Detto ciò, un po' di delusione c'è perché comunque potevamo tranquillamente vincere questa partita, peccato per il gol annullato di Locatelli, però la vita un po' è fatta così. Senz'altro se avessimo fatto quel gol probabilmente avremmo vinto, ma non che fare questi discorsi. Diciamo che io immagino che il cambio di Rovella era, diciamo, fatto per quando Juventus stava 1-0 per abbassarsi un po'. È un vero play, però comunque Rovella ci ha un po' provato, quindi. Però comunque alla fine la Juventus che conquista il suo secondo pareggio consecutivo, 5 punti in 3 partite, bisogna chiuderle le partite perché sarà un po' un problema, questo dobbiamo assolutamente migliorare. Però onestamente poi bisogna comunque segnare come dicevo prima e quindi vedremo cosa farà il Milan. E le altre perché ci possono tranquillamente vincere. E nulla, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, ciao, ragazzi.